Nessun passo indietro, nessuna presa di posizione fuori dalle righe, ma semplicemente la difesa di un principio che io ritengo sacrosanto e non negoziabile, che è quello della dignità di chi viene ospitato nei nostri territori, ma soprattutto è anche la certezza per chi vive i nostri territori, per i nostri cittadini, di aver garantito il diritto alla sicurezza. Ci vuole chiarezza e la chiarezza dice che oggi noi non siamo in grado di ospitare i migranti nei nostri territori, non abbiamo le strutture, non abbiamo i mezzi. Neppure finanziari. I comuni ad oggi non sopportano direttamente questi costi perché è il Ministero dell'Interno che se ne fa carico, ma il costo sociale di tutto quello che vuol dire ospitare queste persone ricade inevitabilmente sulle comunità. Questo è il grido d'allarme che noi abbiamo lanciato come comuni italiani, oggi Lanci ufficialmente esce su questo tema, io l'ho voluto anticipare qualche giorno fa al Ministro degli Interni con una mia nota, quello che abbiamo detto è che fatto salvo il principio della solidarietà e dell'ospitalità non possiamo però compromettere i diritti dei cittadini italiani.